Eccoci, grazie della tua disponibilità e del fatto che ci dai la possibilità oggi, abbiamo dato un po' di contesto, abbiamo parlato un po' di scenario, noi ci siamo visti qua su questo palco 2 anni fa, sta iniziando un percorso che doveva tracciare delle linee guida sull'open innovation partendo forse da uno dei più importanti laboratori di innovazione che è la città con le aziende che la compongono. E quest'anno ci troviamo a parlare dell'impatto e quindi inizierei dal dire in questi 2 anni come è cambiato, cosa si è costruito, cosa abbiamo detto e cosa è stato fatto e per poi iniziare a dare qualche passo successivo. Grazie per l'invito e soprattutto per la resilienza di questo evento, nel senso che è ormai, credo, entrato nell'agenda di molti di noi. Quanti di noi erano stati negli ultimi 10 anni a Assemblea in Sala? Alzate la mano. L'anno scorso. Vedete? No, a parte questi eventi qua, siete scorretti. Allora credo che tu comunque un certo tipo di attutelo di giocare con l'amministrazione di qua. Anche se sono baldostani. Anche se sono baldostani. No, è vero, è vero. Lasciatemi fare un piccolissimo passo indietro, perché nel 2007 eravamo all'inizio del settimo programma quadro. E il Presidente Barroso fece fare una ricerca e la ricerca aveva 2 obiettivi. Il primo era quello di valutare, attenzione la parola, l'impatto, quindi erano 12 anni fa, degli investimenti fatti in ricerca dalla Commissione Europea negli ultimi 4-5 programmi quadro. E il secondo tema era se si potesse fare anche una ricerca analoga, non più sulla ricerca, ma sull'innovazione. Quindi in quell'avvio, in realtà, i messaggi di Barroso erano 2. Il primo è il tema dell'impatto, cioè erano stati investiti molti miliardi di euro e quindi queste risorse, che attenzione, sono risorse dei taxpayers, quindi nostri, vostri, loro, che impatto hanno avuto? Secondo, qualche volta o molto spesso si ritiene che la ricerca sia qualcosa un po' di elitario, un po' lontano, che piace a qualcuno, pochi, comunque i ritorni sono quelli che sono. E quindi lui volle fare un passo in avanti e dire va bene, ricerca vuol dire creare conoscenza e questa creazione parte da risorse pubbliche fondamentalmente, quindi abbiamo una quantità X di risorse pubbliche, le investiamo nella ricerca, questa genera conoscenza. Non tutta questa conoscenza però poi può essere scaricata a terra. In un paese come il nostro c'è un conflitto naturale all'interno delle nostre istituzioni, in particolare università e enti di ricerca, tra pubblicare e brevettare. Voi lo sapete che nel momento in cui avete pubblicato il risultato di una ricerca, quindi la conoscenza che è nata alla vostra comunità di riferimento, viene meno la possibilità di poter brevettare. Allora è chiaro che per esempio per i giovani questo è un conflitto latente, pubblichiamo o brevettiamo. Il secondo tema è fatto 100, la conoscenza che è stata prodotta attraverso questa operazione, quanta di questa conoscenza in realtà può diventare innovazione? Innovazione significa che almeno potenzialmente crea sviluppo e quindi crea nuove risorse, quindi una ciclicità, potremmo dire una forma di economia circolare, risorse pubbliche, conoscenza, innovazione, sviluppo, possibilità di rigenerare. I risultati furono abbastanza interessanti per una parte, nel senso che
l'impatto delle risorse investite in ricerca era stato positivo. Che cosa vuol dire positivo? Vuol dire che lo spread tra i risultati dei ricercatori europei e quelli dei grandi paesi competitor, quindi Stati Uniti da una parte, Cina, Giappone, Corea, India, era diminuito. Diminuito che cosa vuol dire? Diminuito nella direzione della comunicazione della conoscenza. E la comunicazione della conoscenza è difficile da misurare, ma un buon indicatore è quante volte la conoscenza che è stata generata viene citata da altri. È una forma molto civile, nel senso che tu hai avuto una buona idea, non te la sei tenuta, l'hai comunicata ad una comunità come questa, dopodiché questa è diventata patrimonio della comunità e la comunità la utilizza per che cosa? Per creare nuova conoscenza. Ecco questa ciclicità sulla conoscenza. Su questo punto qualche anno fa, lo accennavamo prima proprio al Politecnico di Torino, quando tu eri magnifico rettore, ci si interrogava su come scaricare a terra i brevetti, perché da una parte c'è la diligenza di capitalizzazione di tutto il lavoro fatto ai centri di ricerca, corretto, giusto, dall'altra parte c'era il cosiddetto mercato, quindi noi, fammi dire così, che avevamo bisogno di accelerare l'innovazione. E direi che in quel tempo fu introdotto qualcosa che forse adesso, ma ci direi tu meglio, è diventato prassi, quindi le royalty sui brevetti prodotti in ricerca primaria, così la si può definire, dall'università, che diventano poi un supporto allo sviluppo dell'impresa privata e quindi in questa economia circolare l'impatto diventa poi coerente nel fatto che chi fa mercato può farlo di più e in maniera più forte, con più resilienza e con più perseveranza, e chi fa ricerca vede poi, scusami la semplificazione, concretamente la propria ricerca andare sul mercato. Sì, questo allora era un tema abbastanza rilevante, nel senso che le università incominciavano ad avere questa sensibilità rispetto al brevetto e poi, più o meno negli stessi tempi, fu avviato quel processo sulla premialità delle università. Cioè, in aggiunta a quello che viene chiamato il trasferimento ordinario alle università, ce n'è una quota crescente, adesso vale il 24%, tra un paio d'anni vale circa il 30%, quindi sono risorse rilevanti. Uno dei punti di valutazione ai fini della premialità è proprio il brevetto o i brevetti. E allora discutemmo con Marco come trovare un giusto equilibrio tra la possibilità di utilizzare effettivamente la conoscenza e quindi il brevetto, e nello stesso tempo non depauperare le università dal fatto che se il portafoglio brevetti viene trasferito ad altri, naturalmente questo non può essere valutato. E allora dicemmo insieme, mi ricordo che facemmo questo ragionamento, che attraverso le royalties era possibile fare un ponte tra la conoscenza all'interno dell'università e l'utilizzo. Come vedete, a volte con un po' di, lasciatemi dire, ingegneria, questo è un termine forse abusato, è possibile anche trovare soluzioni. Però prima, adesso vado velocemente in chiusura, il secondo pezzo di questa storia di Barroso era quello relativo all'innovazione. E purtroppo, in termini di innovazione, lo spread tra l'Europa e competitors è aumentato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà negli Stati Uniti, piuttosto che in Giappone o in Corea, l'utilizzo di una parte di quella conoscenza era un utilizzo finalizzato di più che rispetto all'Europa allo sviluppo, alla creazione di posti di lavoro, al trasferimento tecnologico, come si dice, avanzato. Allora, Barroso, che era un politico esperto, un politico anche di lunga data, disse: questa cosa dobbiamo trovare una soluzione. E la soluzione che propose fu quella di creare quello che si chiama l'Istituto Europeo di Tecnologia, che è una struttura distribuita in Europa, che aveva un fine,
di mettere insieme tre soggetti: chi generava la conoscenza e anche la formazione consentisse poi di seguire questa conoscenza, le aziende e la finanza. Semplice da dire, difficilissimo da fare. Nel corso di questi anni però direi che questa cosa è maturata. Vi dico solo una cosa: il primo bando fu fatto da questo istituto nascente nel 2010 su tre grandi temi: climate change, energy e ICTs. Poi è stato fatto un secondo sul tema materials and agri-food e poi un terzo sul tema mobility e future manufacturing. Quindi praticamente tutti i grandi temi. Ebbene, allora, partendo da questa esperienza, tra l'altro un'esperienza che io toccai con mano, di quanto eravamo impreparati, perché noi fummo tra i primi, come questi di Torino, a partecipare, e partecipammo a tutti e tre i settori. Arrivammo nel hearing finale in due, quindi climate change ed energy, e arrivammo terzi, quindi non al hearing finale sull'ICT. Ma dico la verità che non avevamo capito. E bisogna fare il coraggio premiato, poi si è capito dopo. Non avevamo capito perché noi avevamo pensato che fosse un'evoluzione dei programmi quadri, ma non qualcosa di veramente diverso. Qualcun altro aveva capito, per esempio Diego Pavia, che è il CEO di Ino Energy, che è quello che è nato da Col. E comunque dal 2010 ad oggi abbiamo fatto un lungo percorso, e direi un percorso che ci ha portato anche a buoni risultati. Due anni fa, che avevamo questa consapevolezza, allora ragionavamo qua insieme di come forse avevamo le condizioni per scaricare a terra questo, nel senso che nel corso ormai di molti anni noi al Politecnico di Torino creammo, in realtà fu Vincenzo Pozzolo, l'incubatore di 3P nel 1999, 20 anni fa, e quindi la storia era abbastanza lunga. Poi abbiamo avuto un ramp up interessante, poi un po' di stabilizzazione, poi come sempre succede c'è stata una fase di declino, però non facemmo mai il botto. Io sono sempre stato un profondo pusher in questa direzione, però dico la verità, non ce l'abbiamo mai fatto. In realtà qualcuno fino ad oggi va bene, che guardo e che mi fa piacere salutare, il club degli investitori, in realtà hanno fatto un grande lavoro, nel senso che lo hanno fatto dal basso, cercando di mettere insieme risorse, persone, intelligenze, competenze, disponibilità, cioè tutte quelle cose importanti. Le risorse da sole non fanno tutto, anzi, qualche volta fanno male invece che fare bene, invece ci vuole tutto quell'insieme e loro sono stati bravi a farlo. Però non è sufficiente, ci vuole un po' più di, lasciatemi dire, l'abbiamo detto prima con Marco, di investimento istituzionale, perché è chiaro, e noi Marco e io ne siamo sicuri, che nella fase di sviluppo della conoscenza e dell'innovazione ci sono fasi in cui ci vuole un intervento pubblico istituzionale, e questo deve far maturare le idee, deve far maturare. Poi ad un certo punto, quando c'è un buon bollino blu, appunto, è giusto che intervenga il mercato, e il mercato deve essere un mercato che poi ritorna con quella ciclicità di cui dicevo. Ecco, allora quel discorso che allora facevano dicendo potremmo fare, adesso direi che abbiamo fatto. Perché due anni fa si partiva, e questo è stato uno dei primi esperimenti italiani, perché poi collegato al Trentino c'era una visione già abbastanza nazionale, partiva l'INCS con l'obiettivo proprio di lasciare che il mercato, perché poi sostenere il partenariato pubblico-privato, quando uno sa dove smettere e l'altro capisce dove iniziare, vuol dire non sperperare le risorse che poi vengono messe a disposizione, e vuol banalmente dire permettere al mercato di fare il sano profitto che deve fare per reinvestire e per crescere.
detto così è molto banale, ma sul mondo dell'innovazione è difficile da guidare. E quindi mi ricordo due anni fa si parlava di Linux, dei primi passi di Linux, e oggi sta succedendo qualcosa di molto più importante, perché passo dopo passo si è arrivati a costruire un primo pezzo di ecosistema in cui il mercato può fare la sua parte, non mi sembra di aver capito nel quadro. Sì, allora avevamo questa idea che partendo da Boella in realtà avevamo tutti i semi per poter costruire questo percorso. E allora pensavamo anche che si potesse tenere insieme chi generava la conoscenza insieme a chi incominciava a utilizzare. Poi c'era una disparità in termini dimensionali, in termini di rapporto anche informativo, lasciatemi dire. E allora abbiamo deciso di separare queste due funzioni, cioè abbiamo lasciato che l'INPS facesse la sua operazione, quella fatta bene nel corso degli anni, quindi un Fraunhofer, lasciatemi dire, un po' come modello, e poi abbiamo creato invece un soggetto privato che si chiama Lifty, che ha in realtà una diversa missione, e la missione è proprio quella di accompagnare questa conoscenza. Quando è necessario la si protegge, quando è necessario la si valorizza, quando è necessario la si accompagna, quando è necessario la si aiuta a cercare le risorse. Ecco, questo è un po' quello che fa Lifty. Abbiamo anche pensato a lungo, e io voglio sapere quanto ne sono sicuro che questo è necessario, trovare delle persone che avessero competenza, perché noi dovevamo creare cultura di queste cose. E allora io, quando Stefano Buono è rientrato su Torino, l'ho incontrato, ci siamo incontrati un po' di volte. Voi sapete che lui è una persona molto interessante, è un ricercatore del CERN, che ha fatto nel 2004 un famoso brevetto con Rubbia sull'utilizzo della medicina nucleare a fine terapeutici. Creò poi una start-up che si chiama AAA3A, che poi fu quotata nel 2015 al Nasdaq, e poi fece un exit e lo acquistò Novartis per 3.9 billion di dollari, non di euro. E quindi poi lui è entrato a Torino, io l'ho incontrato, ci siamo parlati, vi ho parlato a lungo del progetto, e a un certo punto gli ho detto: ma non ti vuoi lasciare un po' coinvolgere questa cosa? E lui, dopo che una cena molto interessante, mi disse di sì. E quindi abbiamo messo, credo, dei buoni semi. Poi abbiamo individuato un direttore che è l'uomo che è stato con lui da sempre, quindi abbiamo messo la mente e anche la parte operativa, il tesoriere, e adesso stiamo costruendo un gruppo di giovani che, attraverso questa grande esperienza, noi riteniamo che possano accelerare tutto questa fase di conoscenza. Sì, questo che stavi dicendo, che penso che poi sia un po' la base anche dell'operazione che anche la compagnia porta avanti sul territorio, e c'è questo altro concetto un po' del give back, che è una parte veramente interessante del mondo dell'innovazione. Chi ha avuto successo che si rimetta in gioco, e rimette in gioco non solo i capitali, che quello serve, perché i numeri che abbiamo visto prima, 600 milioni nel 18, sono comunque 7 volte inferiori alla media europea, quindi di ampi margini di miglioramento, ma anche le competenze e gli esempi positivi, perché in questa sala ci sono start-up, ci sono capi azienda, che però sugli esempi positivi e sul give back può essere anche costruita molta della reputazione, che è un altro pezzo su cui mi sembra che con compagnia si stia lavorando in maniera importante, perché poi la reputazione è quella su cui si basa la fiducia, e la fiducia è quella su cui si basano le attività, che siano imprenditoriali, istituzionali o governative, e su quello che poi si costruisce la crescita. Quindi su questo circolo e sul coinvolgimento di queste persone nel territorio, quale ricaduta poi può venire secondo te nell'immediato, magari anche parlando di OGR, che cosa sta succedendo, ma soprattutto mi piacerebbe in questi ultimi 10-15 minuti che abbiamo parlare con te, vedere con te what's next,
perché con fatica 2 anni fa si diceva iniziamo a fare, oggi possiamo dire spuntare le prime caselle, ma noi abbiamo un brutto difetto come mercato e come noi lavoriamo e guardiamo concretamente partendo da oggi, ma su quello che farà piccole o grandi evoluzioni per domani. Quindi avere anche questo tipo di confronto secondo me può essere per tutti noi interessante. Beh, io sono convinto che da soli si fa poca strada e quindi in questo disegno che intanto cominciava a prendere forma mi ero convinto che avessimo bisogno di competenze anche un po' diverse tra di loro e cercare una volta per tanto, una volta ogni tanto, di metterle insieme. Intanto che era un luogo simbolo, vi racconto una cosa. Quando facevo il rettore con l'allora sindaco Chiamparino, un giorno, un po' scherzando, un po' no, dicevamo: se noi riuscissimo a trasformare le ex OGR in un luogo di cultura e tenere questa all'interno di un campus tecnologico, avremmo fatto una cosa unica al mondo. E ci scherzavamo su questa cosa. Poi dicevamo: beh, però forse sono troppi i metri quadri, perché 18 più 18, 36.000, insomma, diventa troppo. E allora potremmo tenere una manica per la cultura e una manica per il, diciamo, ancora collegata di più alla tecnologia. E poi c'è quel transetto di collegamento che chissà che cosa. Allora, quelle cose lì che avevamo un po' sognato, vi dico la verità, in realtà sono venute nel frattempo. Ed ecco allora che quello pezzo lì mi sembra un pezzo non solo simbolo, ma un pezzo che si vede. E quindi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino io ho cercato di ragionare se questo poteva essere un pezzo del ragionamento. Poi nel corso degli anni io mi sono sempre divertito a fare quello che ho fatto, però mi è sempre mancata una cosa: avere in una mano un po' di risorse, un po' di euro. Nel senso che anche possiamo fare l'alzata di mano, cioè l'altro è il contrario, però se pensate c'erano forse nel passato, ma delle dire, non degli euro, vabbè, siamo arrivati un po' tardi, scusami. E nella posizione in cui sono adesso in realtà qualche opportunità in più ce l'ho, non mia personale, e quindi parlando con Intesa San Paolo abbiamo cercato di capire se Intesa era interessata a entrare in quest'anno. E poi la compagnia ci poteva mettere quelle competenze di cui abbiamo parlato fino a questo punto. Ed ecco che siamo riusciti a metterli tutti insieme. E abbiamo fatto questo accordo, che è un accordo che, in cui c'è spazi, risorse e competenze. Però questo non è ancora sufficiente, perché oggi c'è una variabile che è una variabile che noi controlliamo poco, che è la velocità. Una volta c'era tempo, o perlomeno si credeva che ci fosse tempo, ce n'era comunque di più, oggi ce n'è sempre meno. E allora abbiamo pensato che forse fosse necessario trovare anche delle forme di accelerazione, che vuol dire trovare dei soggetti, o interni a quello che è l'ecosistema o fuori, che ci aiutassero a con uno scambio, lasciatemi dire quasi con un baratto, a mettere a disposizione esperienze e che questo insieme potesse dare esperienze o risorse. Ecco il motivo per cui in questi ultimi mesi ci siamo parlati tante volte con Marco, ma ci siamo parlati con tanti di voi, perché io credo che questo debba essere un altro tassello di questo discorso, nel senso che l'ecosistema italiano è ancora abbastanza piccolo. Una delle cose che io ho fatto, per esempio, è invece di mettere in gioco solo quelle di Torino e l'università che erano di Torino, che erano la cosa naturale, abbiamo messo in gioco il Piemonte Orientale, l'Università di Genova, la Federico II a Napoli e poi gli altri. Cioè qui dobbiamo far crescere il tubo del vitro, e quindi parlare con Marco va sempre nella stessa direzione, cioè se riusciamo a far crescere questo deal flow probabilmente riusciremo anche ad accelerare tutto questo meccanismo. Naturalmente il club degli imprenditori, molti di voi che sono in questa sala, io credo che dobbiamo cercare di tenere insieme questi pezzetti,
contatto con Davide, ci siamo incontrati questi ultimi mesi almeno 3-4 volte, quasi, anche con cappelli un po' diversi, ma anche il tema della formazione è un tema fondamentale. Quindi vedete che in fondo un po' con le nostre relazioni, un po' perché sono tanti anni che facciamo questi mestieri e quindi ci conosciamo e quindi abbiamo creato quel link di cui parlava Marco all'inizio, di fiducia, che è l'elemento essenziale, perché se tu parli con una persona che ha fiducia di te, tutto diventa più semplice. Se manca quell'elemento lì, e questo è uno dei problemi del nostro paese in questo momento, tutto diventa più difficile, tutto diventa più complicato. E quindi io credo che anche questo evento, che è un evento che ha alla base proprio la fiducia di che cosa? Di stare 2 giorni insieme ad altri che hanno fatto esperienze diverse, che sono disponibili a condividerle e che nello stesso tempo partono da questo elemento di aggancio di fiducia per poter poi lavorare nei 363 giorni all'anno per arrivare al prossimo San Benzano. Bene, bene, io ti ringrazio e ti lascio con un'ultima riflessione, un'ultima domanda. Il 25 giugno parte la Manica Sud, quindi l'ultimo pezzo, come accennavi adesso, con la Tech Week, in cui siamo tutti coinvolti, in cui Talent Garden ha l'opportunità di far parte della gestione dell'organizzazione di tutto quello che viene fatto, ma dove poi siamo tutti coinvolti. Credo che questo sia un bel kick-off di partenariato pubblico-privato sull'innovazione. Ah, Manica Sud, oggi avete ragione, scusate, le officine grandi riparazioni aveva una parte dedicata alla cultura che è un pezzo, poi l'ultimo pezzo che è chiamato Manica Sud, avete ragione, mi è scappato un attimo di torrenesità, scusate, e che è quella che viene poi aperto tutto il nostro mondo dell'innovazione, delle start-up, che è un posto eccezionalmente bello, è molto bello, molto bello, molto vivace, molto in centro città, e quindi parte un po' il completamento e quello diventa il luogo dove il settore pubblico, l'istituzione, la compagnia, incubatori come noi, Talent Garden e altri colleghi in giro per l'Italia avranno un punto di riferimento. Questo è una cosa, credo che sia, e ti lascio con questa domanda, un esempio assolutamente virtuoso. E la domanda ha due vie. Il primo è se, secondo il tuo punto di vista, può essere un case history in tempi brevi, perché la velocità è quella, esportabile in altre parti d'Italia. Due, se quella può mettere insieme a Milano, perché poi l'ecosistema dell'innovazione ha pochi campanili, devo dire, insieme a Milano, un pezzo di nord-ovest, l'Italia al centro di uno sviluppo europeo di innovazione. So che sono due domande, una forse un po' più veloce, l'altra un po' più da trattato lungo, però nelle intenzioni è bello condividere se c'è questa possibilità. Secondo te, e poi rispetto al fatto che possa diventare un modello, io credo di sì, però ci vogliono tutti gli ingredienti, perché succede spesso di voler fare un modello ma poi dimenticarsene di qualche pezzo. Guardate, io sono certo che i muri ci sarebbero, sono certo che in fondo anche le risorse ci sarebbero, quello che manca sono le competenze. E io credo veramente che un'azione fatta a tutti i livelli, chi può deve investire in questo, deve investire nella formazione, nell'educazione, che anche poi una rapidità di invecchiamento molto più evidente di quanto non sia stata nel passato. Quindi se vogliamo fare una replica di questa cosa, che è complessa, per metterla insieme è un po' più complessa rispetto ad altre, ha bisogno di avere tutto. E poi bisogna avere questa grande visione di apertura, cioè se si fanno le cose chiuse qua non si va da nessuna parte, bisogna fare delle cose aperte e delle cose in rete, perché probabilmente solo collaborando, indipendentemente dal fatto di essere proprio localizzati nello stesso mezzo chilometro quadrato, può essere un modello da replicare. In fondo questo nostro paese non è un paese che ha una città-stato, Parigi.
che è diverso. Il nostro è un paese molto più simile alla Germania, con più una distribuzione nel paese di centri, e quindi io credo che bisogna sfruttare questa cosa. In fondo ci sono persone di qualità, università di qualità, istituzioni di qualità, privati di qualità nel paese, quindi dobbiamo cercare di tenerlo di più insieme. Questo forse, probabilmente essere anche un po' generosi, no? Nel senso di quello che si è imparato, trasferirlo ad altri senza, e poi ce n'è per tutti, io credo, non è che ci siano solo per pochi. Anzi, poi questa cosa qua, io lo dico sempre, quando vado in aula imparo molto di più di quello che trasmetto. Questo è un po', e quindi il rapporto deve essere aperto di apertura. Il secondo tema, io sono ipersicuro di sì, nel senso che nonostante tutto il nostro deal flow è talmente limitato che per poter provare non a competere, ma ad allinearci ad altri, abbiamo bisogno di crearne di più, crearlo più ampio. Ed è chiaro che se mettiamo insieme il nostro territorio, Milano in 50 minuti ci si va e altri 50 minuti si torna, in fondo in un'ora si va a Bologna, e a Bologna un altro. Quindi se noi pensassimo veramente ad un'area metropolitana ampia che abbia circa 100 km di raggio, neppure lì dietro, probabilmente prenderemo centro Milano e andiamo a prendere Torino, Bologna, forse andiamo anche verso Verona, eccetera. Quindi proviamo un po' a immaginare un sistema aperto che abbia questo tipo di dimensione e forse potremo ricominciare a delinearci agli altri paesi. Grazie, quindi buon lavoro. Grazie.